Buongiorno a tutti, bentornati, buon pomeriggio, bentornati nella mia cucina. Ho cambiato ancora l'impostazione, insomma, la visione della stanza, se possiamo dire così, perché vi voglio far vedere da vicino come poi preparerò, non importa che guardate me, importa vedere poi la preparazione. Ecco, siccome siamo a distanza di pochi giorni dalla festa del papà, e sicuramente delle zeppole e altre cose fritte o al forno, insomma, siete veramente preparate tutte quante, sapete fare veramente tante cose, non metto in dubbio. Ho pensato di darvi un qualcosa di diverso, una ricetta salata, un antipasto, ma ci sta proprio da antipasto, poi vedrete anche il perché, perché tutto ha una motivazione, tutto ha un senso, non è fatto niente a caso. E per esempio, pensando ai papà in generale, i papà di solito sono più golosi, hanno il desiderio di mangiare un qualcosa di buono e sono magari pochi i papà che amano mangiare le verdure. In questa maniera possiamo aiutarli a migliorare la loro salute attraverso le verdure che noi inizieremo a utilizzarle in questa ricetta. Ma anche un qualcosa di goloso che ci sta bene, che diciamo soddisfa tutte le necessità del palato maschile, possiamo dire, mica solo dei papà, perché poi il papà non è una persona che dal punto di vista biologico ha messo al mondo un bambino, ma il papà è quello che veramente se ne occupa della crescita e nel seguire, diciamo, no, un bambino a farlo, diciamo, andare nel mondo con le basi, ovviamente. Allora, cambio l'impostazione in tal modo che vedete, vediamo se riesco a tenerlo così, così si vede benissimo, vero? Allora, in questa ciotola bella vuota vado ad aggiungere, vedete che ho qua tutti gli ingredienti del latte. Prima, ok, poi ci aggiungo un pochino di sale, non tanto perché parzialmente l'ho aggiunto in un altro preparato, poi vedrete dove. Ok, aggiungo del parmigiano grattugiato, poi dell'olio e nell'olio. In quest'olio voglio mettere l'olio di menta piperita, di menta dolce, menta romana, perché proprio per questo effetto antipasto, come vi dicevo all'inizio, cioè, diciamo, predispone l'apparato digestivo per un pranzo o una cena. Poi del tuorlo. Mescolo leggermente prima di aggiungere la farina. Qui ho la farina già pesata. Che belle sono le ricette così già pesate, vero? Sono facili da eseguire. Comunque, veramente è una torta che può essere fatta anche dai bambini. E aggiungo il lievito istantaneo. Perché ovviamente non possiamo aspettare che lieviti. Allora, basta semplicemente amalgamare anche con la frusta a mano, non è per forza necessità di un strumento elettrico. Poi è bene anche che ci muoviamo, no? Perché consumiamo calorie e non solo, perché in questa maniera noi trasmettiamo a quello che noi stiamo preparando, al nostro cibo, trasmettiamo anche il nostro amore, le nostre vibrazioni. Allora, qui, come vedete, un attimo proprio si fa il tutto e aggiungiamo poi la verdura che farà proprio la differenza. Allora, scottiamo bene che non si butta via niente e vado a mettere l'ingrediente segreto, è la zucchina grattugiata sui fori grandi. Passata in padella solo 3 minuti, perché essendo già grattugiato, comunque già piccola, diciamo, cuoce velocemente.
3 minuti con un po' di sale e, se volete, con un po' di aglio. A me l'aglio piace, se ai vostri uomini, ai vostri papà, insomma, piace l'aglio, lo potete fare. Si ottiene, come vedete, una pastella. Guardate quanto è bella. Poi, avendo questa zucchina grattugiata, già cotta praticamente, ci dà quella sferzata non solo di colore, ma proprio di sapore. Eccola, è pronta la pastella. Adesso, come vedete qui, ho la padella vulcanica 28, che, come vedete, leggermente, cioè non l'ho pulita apposta, perché prima avevo fatto queste zucchine. Allora, con il cucchiaio del gelato, la padella è tutto freddo, vado a fare dei mucchietti. Queste che poi si devono appiattire, ovviamente. Ok. Facciamo solo 4. Teniamo qua. Ok, vediamo se faccio con questa per appiattire leggermente, a renderli tondi. Se li rendiamo tondi sono più carini, ma tanto la forma poco importa. Solo se siete, volete essere precisi, ovviamente tenete un po' conto anche alla forma finale, che sono un po' uguali tutti. Ok. Metto il coperchio e vedete che ho il fornello medio di grandezza. Accendo a fiamma alta perché mi interessa per adesso scaldare la... Ora potete vedere così. Mi interessa scaldare semplicemente il corpo della padella. Alexa, timer 2 minuti. Alexa, 2 minuti timer. Ok, allora 2 minuti a fiamma alta, 2 minuti. Allora, la vulcanica, avendo un diametro 28, ovviamente c'è un po' di materiale, poi le vulcaniche sono di alto spessore. Questo è meraviglioso perché riescano ad assorbire il calore e trattenerlo. In questa maniera poi vanno a cuocere anche senza fuoco. Ovviamente noi non staremo ad oggi a fare anche la cottura senza fuoco. Oh, ho dimenticato una cosa, mannaggia. Vabbè, tanto questi si cuociono così. Ecco, dovevo mettere anche gli albumi che ho montato a neve. Mannaggia, 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 dove è la testa? Mettiamo gli albumi nel resto dell'impasto, meno male ci avevo messo solo 4. Vi capita anche a voi? Vi capita di dimenticare un ingrediente? Perché mi sono preparata, insomma, con tutti, non ci ho fatto caso, vabbè. Per i prossimi, perché proprio l'albume darà sofficità, non basta solo il lievito che noi l'abbiamo messo, ma con l'albume montato a neve darà sofficità ai nostri pancakes, che sono salati. Anche nell'albume ho messo un pochino di sale, nelle zucchine un pochino di sale, quindi perciò nel resto dell'impasto non ho aggiunto tanto sale. Questi saranno sicuramente meglio, che anche come consistenza, diciamo, adesso è meglio. Ecco la consistenza. E questi pancakes, poi, una volta pronti, possiamo sia impigliarli uno sopra l'altro e mettere una salsina bella colorata. Io mi sono preparata una salsina fatta con spinaccini, quelli giovani giovani freschi, dove ho aggiunto un pochino di sale, olio extravergine di oliva italiano, mi raccomando, e un pizzico di acqua, in tal modo da creare quella salsina. Alexa, timer stop. Allora, il timer è finito di 2 minuti, 2 minuti che sono serviti per riscaldare proprio il corpo della padella, e adesso andiamo 1 minuto, vediamo. Alexa, timer 2 minuti. Allora, altri 2 minuti, perché per adesso abbiamo solo riscaldata la padella. Adesso inizia effettivamente la cottura. Ecco, per la cottura circa 2 minuti per parte, però con il fornello quasi al minimo di questo fornello medio.
Vi dicevo, i pancakes possono essere serviti impigliati uno sopra l'altro con una salsa che gli dà un tocco di colore. Potete fare varie salse, per esempio potete utilizzare anche il radicchio o la barbabietola per fare una salsa colorata diversamente. Io ho fatto solo con lo spinacino una salsina verde che ci sta bene, si abbina bene con il tocco di colore verde, diciamo, dato dalla zucchina. Possiamo farcire poi o possiamo metterli in coppia a due. Tipo panini, diciamo, dove possiamo usare qualsiasi cosa di verdure. Io le ho tagliate proprio a julienne, anche le carote che danno il tocco all'arancio, diciamo, lo spinacino, un po' di cavolo rosso, cavolo bianco. Qui possiamo spaziare veramente tanto. Poi ho preparato dei pomodorini, un pomodoro senza i semi, senza l'acqua, diciamo. Che ho tagliato a cubetti piccoli piccoli, non è condito in nessuna maniera perché ci abbiamo tutto il resto poi condito. Poi, ovviamente, tra i panini potete mettere degli affettati, formaggi, vi potete sbizzarrire e fare uno diverso dall'altro. È bello perché in questa maniera anche i bambini si possono divertire, no? Ognuno prepara il suo, diciamo, pancake, diciamo, in coppia. Per il suo papà, in tal modo da personalizzare, se vogliamo personalizzare ogni panino. Ecco, le zucchine in questo caso che noi le abbiamo aggiunto come verdura sono ottime perché sono ipocaloriche, ma a parte che sono ipocaloriche, magari ai papà non ci interessa. Alessa, timer stop. Ma sono anche diuretiche. Allora. Prendo la palettina, vedete che aspetto 30 secondi in tal modo che i vapori si abbassano, diciamo, la pressione del vapore, anche se i vapori adesso sono pochi. Il coperchio lo lascio sempre pari alla pentola, non lo vado a girare. Wow! Anche senza l'albume vengono bene, con l'albume saranno veramente meravigliosi. Ci potevano stare anche un po' di più. Però non fa niente, tanto si possono mettere dopo. Guardateli, sono veramente meravigliosi. Lo metto, siccome il fuoco vedete che è proprio basso, basso, basso. Alexa, timer 2 minuti. Però adesso abbiamo già la padella calda. Essendo già la padella calda, comunque, diciamo, fa presto adesso a cuocere anche dall'altra parte. Ok. Vi dicevo, abbiamo scelto le zucchine anche per questo effetto diuretico, ma questo effetto diuretico si ritrova, diciamo, anche a livello dei reni per eventuali calcoli, per diciamo problemi all'apparato urinario. Inoltre è fantastico per le persone che hanno per qualche motivo un'infiammazione a livello intestinale. Poi, zucchina, essendo una verdura, ovviamente è ricca in fibre. Queste fibre ci vanno ad aiutare nel caso della stitichezza, perché vanno a velocizzare il transito intestinale. Un'altra cosa che velocizza il transito intestinale qui è la farina. La farina che è cotta con il sistema Magic Cooker a 98 gradi, soffre un processo, 97 gradi, soffre un processo di gelatinizzazione. Questo gli permette di trasformarsi in questa gelatina che da una parte va a proteggere le mucose gastriche. Dall'altra parte, essendo diciamo una gelatina, va a velocizzare il transito intestinale. Inoltre, la trasformazione dell'amido in zuccheri, un processo che avviene naturalmente nel nostro corpo, diciamo, è molto più prolungato nel tempo, cioè distribuito nel tempo. Non abbiamo un innalzamento veloce della glicemia nel sangue. Nello stesso tempo, le zucchine hanno anche un effetto calmante, se possiamo dire così, a livello intestinale, a livello dell'apparato digestivo. Poi, tutto questo ho diciamo raddoppiato, se posso dire così, questi benefici con la menta romana. Potete mettere anche le foglioline, però Alexia, timer stop. Vediamo. Prese le foglioline e ovviamente spezzettate con le mani. Non c'è diciamo un sapore uguale in tutto l'impasto, è normale. Lì dove sarà il pezzettino, diciamo pezzettini di
foglia di menta, ovviamente si sentirà di più. Allora, prendo un piatto. Vediamo. È un profumo che non vi potete immaginare. Eccoli. E andiamo a mettere quelli con l'albume anche, perché senza l'albume l'abbiamo provato. Allora, prendo la ciotola e faccio i miei mucchietti. Questi sicuramente saranno molto meglio, lo vedo già da come l'impasto. Lasciate sempre spazio tra di loro per permettergli di allargarsi, per fare tipo una frittellina. Andiamo ad allargarli leggermente, cioè giusto per renderli tondi, perché a volte insomma il tondo manca, è un po' rettangolo. Ok, lo andiamo a cuocere. Alexa, timer 2 minuti. Sono molto molto veloci da fare, facili veramente anche l'impasto. È una ricetta veramente a portata di mano e come vi dicevo, la menta piperita aiuta anch'essa nella nostra digestione, perciò è proprio considerata come un ottimo antipasto perché va a stimolare l'appetito per una persona che si siede magari senza tanta fame, senza tanta voglia di mangiare, utilizzare la menta romana. La menta dolce in un antipasto predispone, diciamo, verso il nostro pranzo o cena e nello stesso tempo va poi ad aiutare nella digestione di quello che mangiamo. Ma è una pianta che ovviamente è fantastica anche per le persone che hanno problemi di stitichezza. Nonostante abbiamo già incluso le fibre per aiutare insomma l'evacuazione dal livello intestinale, ecco, attraverso la menta romana abbiamo la possibilità ancora una volta in più a stimolare questa evacuazione. È valida anche non solo nel caso della stitichezza, ma anche nella diarrea, nelle coliche che possiamo avere a questo livello, nelle cistite, insomma affezioni diciamo dell'apparato urinario. E tante volte questi diciamo, problemi all'apparato urinario si incontrano molto spesso perché le persone sono abituate a bere poco. Bevendo poco, con l'età iniziano a farsi i calcoli, iniziano delle piccole infiammazioni e così via. Dunque, in questa maniera andiamo, diciamo, ad eliminare questi piccoli problemi. Poi, non lo so, ma per un uomo, per un padre, anche quando ha a che fare con i bambini, specialmente perché questo significa il padre, no? Che ha dei figli, che li cresce, di quale se ne occupa, potrebbe essere un piccolo problemino che, Alexa, timer stop, che magari ferma il bambino di stare vicino al padre, cioè l'alitosi, specialmente per festeggiare la festa del papà, se magari un papà torna dal lavoro, magari non ha un alito perfetto. Attraverso questa bella ricettina come antipasto andiamo proprio a profumare il nostro alito. Ecco, è una cosa buona. E una cosa che ho trovato e ho provato anche, a prescindere, diciamo, dalla ricetta, dal benessere, diciamo, portato attraverso questa ricetta, e che è fantastica per il singhiozzo. Ho la fogliolina di menta romana strofinata tra le mani in tal modo da rompere le sacche olefere per liberare il suo olio essenziale, o se no l'olio essenziale che è qualità CPTG, cioè certificato di purezza attestato e garantito. Non sono gli oli che si vendono, che ne so, su qualche bancare nel mercato, o nemmeno quelli che sono in farmacia. Sono tanti motivi per quali io, per la mia famiglia, ho scelto la qualità migliore, ovviamente. Ma o vi dicevo, o strofinate la foglia, o se no, con una goccia del suo olio essenziale leggermente diluita con un olio vettore, massaggiate sul plesso solare nel caso del singhiozzo. Fa veramente miracoli. Allora, andiamo a girare, infatti questi sono meglio, hanno un'altra testura proprio.
Continuiamo la cottura. Alexa, timer 2 minuti. Continuiamo la cottura dall'altro lato. Più si va avanti, più questi 2 minuti, diciamo, sono abbondanti, perché siccome la padella ha già assorbito il suo colore, ovviamente diciamo i 2 minuti partono già da un certo calore, che comunque attraverso il sistema magic cooker arriviamo a 97 gradi. Questi 97 gradi fanno proprio la differenza, perché permettono di salvaguardare tra gli ingredienti del mio cibo il 98% dei vitamine e sali minerali. Ed è proprio quello che fa la differenza, perché non andiamo a sprecarli, non andiamo a perdere, diciamo, no, tutti questi benefici del cibo, delle verdure specialmente, ma anche della menta romana in questo caso. Cioè, veramente ci dà tanto. Allora, se riesco a leggere adesso i vostri commenti, c'è Antonella Trischica, buon pomeriggio carissima, ciao Francesca Mantua, un abbraccio da questa posizione un po' difficile. Saveria Rizzica vi dice buon pomeriggio a tutti voi. Ciao Francesco Nocera, grazie per la tua condivisione, anche voi condividete la ricetta se vi piace, così aiutiamo più papà a mangiare un qualcosa di buono, goloso, squisito. Un abbraccio da parte sua verso tutti voi. Franca Bennic, buon pomeriggio carissima. Laura Mangione, buon pomeriggio cara Elisa, un forte abbraccio e grazie. Allora, tra poco sarà pronta anche l'altra parte. Dunque, vi dicevo, o fate a torretta con quello che volete, diciamo, di sughetto, di salsa, così, diciamo, serviti semplici, o fate a coppiette dove vi sbizzarrite con vari colori a colorare questi piccoli panini, pomodori, affettati, formaggi. Alexa, timer stop. Potete dare, diciamo, avere un tocco creativo. Alexa, timer stop. Ok, sei fermata. Potete sbizzarrirvi e creare tante forme diverse, diciamo, nel servire questi pancake. Allora, vediamo adesso. Guardateli, sono veramente meravigliosi, sono talmente morbidi, è una cosa incredibile. Ora io metto gli altri in cottura e mentre li sto mettendo gli altri in cottura, vedete che più si va avanti, più veloce, diciamo, si cuociono anche. Faccio così, che così faccio il cerchietto senza lasciarli troppo gonfi, ecco, perché comunque con il lievito che contengono dentro e gli albumi anche gli dà, diciamo, una specie di sofficità, se possiamo dire così, del pancake. Non so se vi piace questa ricetta, perché le zeppole l'ho sempre fatte di vari tipi, di vari modi, fritte al forno, e sono sicura che tutte voi avete ognuna la vostra ricetta. Ho preferito di fare un qualcosa di diverso. Ora, il timer non lo dico più perché ci seguo io. Insomma, questa è la ricetta che vi volevo proporre. Allora, buona festa dei papà a tutti quanti, per quando arriveremo alla festa del papà, ovviamente. Lasciate i vostri bambini, bambine, di esprimere la loro creatività nel farcire questi pancake, nel servirli i pancake. Impariamo ad amarci per poter amare il prossimo, e questo vale anche per i papà, non solo per le mamme, per le donne. Festeggiate standoci insieme, condividendo il tempo, perché il tempo è molto prezioso, è l'unico dono che non costa, cioè non ha un costo effettivo, cioè non si può comprare il tempo, ma è quello che conta di più nella memoria di un bambino, il tempo che ci abbiamo dedicato ai nostri figli. Vi aspetto il prossimo giovedì, sempre alle ore 15, qui nella mia cucina, e nel frattempo divertitevi con
questa bella ricettina. Grazie a tutti voi, un abbraccio, alla prossima. Ah, e iscrivetevi gratuitamente al canale YouTube La Cucina di Elisa Sesto. Sotto ogni video troverete ingredienti e procedimento per iscritto. Ciao!